filiano e la sua storia. Ci chiediamo perché preoccuparsi delle cose passate. La domanda credo che sia importante, perché credo che essere parte di una comunità significa anche conoscere la storia del proprio paese. Appartenere a un luogo vuol dire non scordare le persone che lo hanno abitato, il loro esempio, le decisioni giuste e quelle sbagliate. Dimenticare quanto è successo, non raccontarlo ai più giovani, significa formare cittadini anonimi che poco o nulla sanno del posto dove vivono e che quindi più facilmente saranno indotti a disinteressarsene, con il rischio di commettere o lasciare che vengano commessi errori anche gravi. Porto una riflessione del cardinale Giacinto Gerdil, tratta da Riflessioni sulla teoria e la pratica dell'educazione, fine del 1700. Altri dicono che bisogna innanzi ad ogni altra studiare la storia del proprio paese, come quella che più importa di sapere. Egli è verissimo che questa è quella storia che si deve saper meglio delle altre, ma non ne seguita che da essa si abbia ad incominciare. Quindi conoscere la storia del proprio paese è come dare le fondamenta ad una costruzione. Sapere ciò che è avvenuto nel passato significa valorizzare il presente, dargli un lustro diverso, significa far parlare luoghi e cose, significa ancora scoprire che la storia che si studia sui libri non è qualcosa di lontano e amorfo o una fredda sequela di tempo. Ecco allora che la storia locale diventa l'occasione per introdurre gli approfondimenti necessari, per chiarire degli episodi troppo sintetizzati, per dare un valore e profondità a ciò che sembra una fredda notizia. In una parola, per far parlare il passato con un linguaggio più vivo e attraente. Ecco allora a che cosa serve la storia locale. Per fortuna ci sono persone che hanno compreso questa valenza, ossia tutelare la memoria e incoraggiare l'interesse e la curiosità verso il passato, favorire la conoscenza e la fruizione di quegli strumenti interpretativi e critici che sono indispensabili ad una comprensione lucida non solo del passato e dei suoi processi nel periodo legato all'età moderna e contemporanea, ma anche ai fenomeni storici nella loro interezza. Operare concretamente per mantenere viva una coscienza comune attraverso il legame con il proprio territorio, con la sua gente e con la sua storia, può contribuire a dare dignità a ciò che è piccolo. La storia e la memoria della comunità può diventare la storia e la memoria stessa della società lucana, dove essa non solo riconosce se stessa e la propria pluralità, ma ritrova se stessa. Un'operazione storica questa, per certi versi, molto simile a quella che Friedrich Nietzsche aveva denominato storia antiquaria, ovvero quella storia che serve a colui che guarda indietro con fedeltà e amore verso il luogo onde proviene, dove è divenuto. Con questa pietà, per così dire, paghi il debito di riconoscenza per la sua esistenza. Ma anche quelle pratiche della storia e della memoria che permettono di avere coscienza del proprio luogo, sia in senso storico ma anche progressivo. A tale riguardo, sempre Nietzsche scrive: qui si poteva vivere, egli si dice, colui che produce la storia antiquaria, giacché si può vivere, qui si potrà vivere giacché siamo tenaci e non ci si può spezzare da un giorno all'altro. Così, con questo noi, egli guarda oltre la caduca e peregrina vita individuale e sente se stesso come lo spirito della casa, della stirpe e della città. Talvolta saluta, anche al di là di secoli lontani, oscuri e confusi, l'anima del suo popolo come la sua stessa anima, un penetrare col sentimento e un presagire cose nascoste. Preservare la memoria del passato, quindi, è stato sempre un segno di civiltà, di grande civiltà. Trasmettere la memoria degli avvenimenti passati ha contribuito non poco, soprattutto nelle piccole comunità come la nostra, alla conservazione di una identità comunitaria. Dopo anni in cui la storia locale è stata considerata quasi una cenerentola e spesso snobbata dai grandi circuiti di ricerca, da qualche anno assistiamo ad un'inversione di tendenza. Il recupero del passato, quindi, come strumento di costruzione del presente, ricostruzione del presente della comunità. Si parte dal passato per analizzare le origini e costruire un futuro di valori. Spesso ci si trova e ci si imbatte in una agguerrita superficialità generazionale
che nasce, possiamo dire, dall'avvento delle nuove tecnologie e dalla società dei consumi. Quindi radicare e raccontare quello che è stato per capire quello che è, questo è l'obiettivo che la Prologo di Filiano si è sempre posta. La Prologo di Filiano, animata dall'amore per la propria terra, ha iniziato, come ci ha detto dal Presidente Filippi, un discorso sulla storia locale che, partendo dalla stampa del volume Le pitture rupestri, si propone di contribuire alla salvaguardia e alla conoscenza materiale della nostra piccola comunità, ma nello stesso tempo prepara un discorso organico che ci vedrà impegnati con una serie di nuove iniziative quest'anno, per ridare voce alla memoria dei nostri luoghi, nella speranza che questo serva a ricreare le basi per la rinascita di un senso di appartenenza, decisamente qualche volta appannato, nel cuore stesso della nostra comunità. Il progetto è teso a stimolare l'interesse per il nostro territorio, a volte alla mercé dell'indifferenza collettiva, e a incitare allo stesso tempo un'azione di ricerca da parte dello studioso e del cittadino semplice. Ecco perché la Prologo, rappresentata dal Presidente del Consiglio Direttivo, ha intensamente sostenuto questo libro sulla comunità di Filiano. Ha profuso sforzi per la riuscita editoriale della pubblicazione, frutto dell'entusiasmo e della competenza del professor Giovanni Battista Pochiccio. A lui va anche il ringraziamento, oltre a quello della Prologo, il mio personale. La storia che qui vede la luce è allora il dono culturale che egli intende offrire a tutte le famiglie filianesi. Esse potranno ritrovarsi nelle pagine di questo volume di Giovanni Battista, che ha intrapreso un'azione di ricerca, manifestando la propria passione per il recupero delle fonti storico-locali. In linea con i succitati obiettivi, l'autore del volume, ricorrendo a una scelta di metodo suggestivo e intrigante, offre al lettore il risultato di una prima e ampia esplorazione. Per ricomporre parte di quel reticolato di eventi afferenti alla sfera socio-economica di Filiano, dalla fine del 600-700 ad oggi, compaiono documenti che hanno una potenzialità informativa straordinaria sulla quotidianità di ogni comunità. Si è strutturata la pubblicazione privilegiando le fonti scritte e quelle rappresentate dalle immagini custodite negli archivi degli affetti e nell'archivio fotografico, come già detto, di Pisa. Le carte e le ingiallite foto si sono rivelate utili strumenti per ricostruire il filo conduttore delle vicende orgogliose e sofferte della gente del nostro paese. Ci accompagnano ammiccanti nel tragitto della conoscenza le care e deliziose fotografie tratte dal cassetto della credenza. Anch'esse, nella loro costruita sequenza, ci servono per riportare a galla i personaggi che hanno inciso nella struttura comunitaria. Senza gli scatti, tante spiegazioni tentate con l'ausilio dell'argomentazione non avrebbero lo stesso peso. Ecco perché il volume ha fatto un giusto uso. La pubblicazione, in definitiva, con i suoi due codici utilizzati, ambisce a raggiungere tutte le famiglie filianesi. Offre il suo studio a coloro che amano saperne di più sul non facile passato che ha visto protagonista le generazioni, appunto, passate. In questa occasione, loquaci documenti supportati da immagini riportano alla luce elementi caratterizzanti il nostro territorio. Le testimonianze rivelano antichi rituali legati ad eventi importanti per la nostra piccola comunità, come ad esempio il matrimonio, la festa, sia religiosa che profana, eccetera. Riaffornano le condizioni igienico-sanitarie di un tempo, che sottolineano appunto lo stretto legame tra la precarietà del cibo e le condizioni ambientali assai sfavorevoli di una volta. Tutto ciò non certo per soddisfare sentimenti campanilistici o curiosità spicciole, ma come ricerca del proprio passato, nella consapevolezza che la memoria storica va recuperata e va valorizzata. Il patrimonio culturale, anche in un piccolo centro, risulta prezioso quanto quello di altre realtà geografiche, che hanno svolto un ruolo di primo piano nell'evoluzione storica del territorio. L'isolamento dal quale nel passato i cittadini e le istituzioni hanno inteso riscattare Filiano, coscienti peraltro delle implicazioni di ordine economico e anche politico, direi, legate alla rivalutazione della nostra comunità prima, ha comunque contribuito a conferirgli una peculiare identità che merita di essere ulteriormente conosciuta ed approfondita. Allora, un libro di storia o un libro di memoria?
o forse tutte e due le cose messe insieme. Sinceramente non lo so. Forse è anche inutile trovare una definizione. Di una cosa sono certo, che il passato valorizza le nostre radici, la nostra identità e accresce la nostra memoria. Leggere quindi per conoscere gli avvenimenti che hanno fatto la storia. Leggere è anche uno dei modi per mantenere solide le nostre origini nel paese di nascita e per conoscere la storia locale attraverso un susseguirsi di fatti che in questo libro vanno dalle origini del paese fino al XX secolo. Le pagine del Novecento raccontano poi la storia a noi più vicina, con riferimenti noti e per molti nostri concittadini anche vissuti. È un libro che coinvolge e appassiona perché l'autore racconta gli avvenimenti storici in modo esaustivo e comprensibile. Per questo ne raccomando la lettura non solo ai ragazzi e ai giovani, ma anche agli adulti, affinché i fatti qui raccontati rimangano attuali nella memoria di tutti. Mi avvio alla conclusione. La Prologo si è sempre impegnata per far emergere il meglio della gente di Figliano. Ha svolto quindi il suo lavoro con onestà e spirito di servizio al fine di far crescere le occasioni di sviluppo culturale, sociale e turistico. L'intento di creare sempre nuove occasioni di miglioramento socio-economico e culturale deve continuare. Però sono le generazioni giovani che si affacciano adesso alla vita che hanno il dovere di raccogliere il testimone degli anziani. Noi, per parte nostra, con la ricerca sull'identità paesana, abbiamo posto la pietra di un percorso di consapevolezza e di civiltà che tocca ai giovani, ai figli, portare a compimento. Ai ragazzi e alle ragazze di Figliano in primis, credo che vi vada dedicato il volume, con la speranza che essi sappiano far tesoro del passato sacrificato dei loro padri. Buona lettura a tutti e grazie per l'attenzione. Guarda, un libro per me deve essere sempre una cosa piacevole, gioiosa, giocosa, perché insomma il libro è la fatica di chi l'ha scritto. Il professor Bocchicchio, solo per questo andrebbe ringraziato chi insomma prova a mettere per iscritto e soprattutto ha il coraggio di rendere pubblico ciò che ha scritto, perché vedete, credetemi, è vero, ci vuole coraggio a rendere pubblico, perché poi il libro quando è scritto è lì a casa di ognuno che se lo legge, se si deve difendere da solo, cioè non c'è né l'autore né gli amici né il relatore che canta le lodi del libro, e quindi se un libro resiste nel tempo è un libro ben fatto, ma questo lo sapremo dopo. Anche l'autore è trepidante, giustamente, perché insomma ha il coraggio di mettersi in piazza. Ma per tornare alla domanda, consideriamo che in Italia, che non è come dire primo in questa cosa, ogni anno vengono pubblicati circa 60-65 mila titoli nuovi, cioè all'incirca 180 libri al giorno nuovi escono in Italia, quindi c'è una produzione molto grande, molto ampia. E allora quando esce un nuovo libro il rischio è che noi facciamo come vi ricordate Troisi, dice io leggo tanto, però ne leggo uno, escono cinque, a un certo punto del sentire non leggo più, perché insomma ci può essere anche una sovrabbondanza ovviamente di produzione. Per fortuna ognuno di noi sceglie ciò che vuole leggere. In questo senso si dice che il libro non accetta l'imperativo, nessuno può essere ovviamente obbligato a leggere, ma il libro si deve conquistare da solo il lettore. Nel caso specifico del libro del professor Bocchicchio, il professor Bocchicchio è avvantaggiato perché insomma parla al cuore della sua comunità, e quando si parla al cuore della propria comunità insomma scatta evidente un meccanismo di empatia, di piacere, di curiosità, e poi parla ai nostri ricordi, alle nostre vicende. Io dico nostro, professore, perché un po' sono coinvolto in questa storia che tu hai scritto. Sono coinvolto perché per metà sono filianese, chi li conosce sa forse che mia madre era Iannieri, era di Montecaruso, era Favale. E quindi un po' le vicende che ho ritrovato, quelle almeno più recenti, i personaggi, i protagonisti,
c'erano nella mia memoria. Certo, tu hai avuto l'amabilità di metterli in ordine, di presentarceli in modo chiaro, di farci capire anche l'importanza, e però hai dato un contributo che sicuramente è importante. Ora Figliano ha una sua storia, che come dice Vito Sabbia, ha detto è una prima ampia esplorazione. Sicuramente è così, ma questo è sempre così. No, anche, che ne so, una storia di Roma, non è che scritta una volta da uno il più bravo, poi non c'è più bisogno di ritornarci sopra. Abbiamo biblioteche intere della storia d'Italia o della storia di Roma, e quindi è giusto che sia una prima esplorazione. Ma chiunque volesse fare da domani una seconda, una terza, una quarta esplorazione deve partire da qui. Non può che partire dai punti fermi che tu generosamente, amabilmente hai messo a nostra disposizione. E sono dei punti importanti, ad iniziare dal titolo. Professor Bocchicci ovviamente non poteva che dare questo titolo, Figliano e la sua storia. Però per chi lo leggerà o chi già l'ha letto, anche su questo toponimo il professor Bocchicci fa una riflessione e dice Figliano, ma era anche Figliani, che è una prima riflessione che io così vorrei fare, insomma, per quanto sembra una cosa minimale. In effetti la considerazione che non sfugge all'attenzione, alla serietà di indagine che fa il professor Bocchicci tra Figliano e Figliani non è insignificante, né è una cosa, come dire, superficiale. I documenti più antiche che a me capitate di incrociare sulla vicenda anche di questo toponimo ci dicono, per esempio, c'è un atto importantissimo del 1753 quando si parla della famiglia Pace detta Figliani. E Figliani per me starebbe molto meglio che Figliano, ma non perché quello è plurale e l'altro è singolare, ma perché ci spiegherebbe meglio l'etimologia della parola. Credo che anche voi come me vi siete sempre chiesti, ma che significa? Che cos'è Figliano o Figliani? No, se io dico Lago Pesole, capisco. No, Lago Pesole, c'è tutta una storia, hanno scritto, abbiamo letto, eccetera. Dico Figliano o Figliani, non capisco. Invece, in quel documento a cui io faccio riferimento, io poi mi sono incuriosito anche quando l'ho letto qui, anche quando ho letto la tua riflessione, e ho fatto una piccola ricerca. Per esempio nel Settecento dei parroci si diceva che si prende cura delle anime dei suoi Figliani, e quindi già cominciamo a comprendere Figliani cosa sta, perché cosa sta. Sostanzialmente, perché il soprannome dei Pace, cioè di quelli che stavano a Figlianicchia, perché voi lo sapete meglio di me, il nucleo principale di questa comunità è la masseria Figliana, dei Pace. Lì c'era una masseria già dalla metà del Seicento, appunto era tenuta in fitto da questa famiglia di Pace, ma perché sono chiamati Figliani come soprannome? Sono chiamati Figliani perché loro, nonostante fossero una famiglia molto numerosa, erano molti fratelli, e ognuno di questi fratelli aveva molti figli, però avevano una caratteristica rispetto a tutti gli altri grandi massari di campo che qui c'erano, dai Corbo ai Vaccaro, dai Bocchicchio a Lago Pesole, alla masseria delle Monache che era Dragonetti. Qual era la caratteristica? Che agivano come Figliani, cioè si comportavano come se fossero figli di un unico padre, pur essendo cugini di primo e di secondo grado, e rispetto a tutte le altre comunità, le altre famiglie di contadini, erano gli unici che tenevano insieme i buoi per arare i terreni, che utilizzavano insieme alcuni beni anche materiali. E quindi il toponimo, mo per non farla lunga, il toponimo Figliani, se fosse rimasto, ma poi sa la storia anche qui, che ci vuoi fare, non possiamo recuperare le cose che cambiano, ma ove fosse rimasto, a me per esempio
e credo anche a voi, avrebbe avere questo senso comunitario che anche qui ora abbiamo richiamato e farlo risalire alle origini di questa comunità, forse ci spiegherebbe anche meglio perché poi le cose si sono sviluppate nel senso che si sono sviluppate. Ma la storia, anche da questo punto di vista, quindi il lavoro del professor Bochicchi è sicuramente un lavoro di primissima importanza, e le storie municipali, come voi sapete, soprattutto in Basilicata, si sono sviluppate nella seconda metà dell'Ottocento. Non c'è municipio che non abbia una storia appunto municipale. Alcune comunità l'hanno avuto prima, l'hanno iniziate prima, altre dopo. È chiaro che la vostra è una comunità giovane, per le ragioni che voi sapete, che, su cui io non mi intrattengo né vi intrattengo. Però veramente la storia di una comunità nasce nel momento in cui si rende organizzativamente autonoma, no? Il professor Bochicchi lo dice, no? Nasce prima, anche chi ha introdotto, la signorina Martinelli l'ha ricordato, quindi io non entro nel contenuto del libro perché voi il libro ve lo dovete leggere, se ci riesco vi incuriosisco, se questo è il mio compito, non tanto riassumervi il libro. E quindi è una storia che va indietro nel tempo, però realisticamente non va come tanti storici municipali hanno fatto nel passato, che ha voluto a tutti i costi trovare le radici della propria comunità in tempi biblici o in tempi metastorici o concretamente fissa delle date. Ci sono dei luoghi, ci sono dei documenti, cita delle date che sono condivisibili, sono assolutamente quelle. Poi è chiaro che la storia della vostra comunità, dico di Filiano come centro abitato, ma dico anche di Dragonetti come di Scalera, ma potrei dire di Lago Pesolo, di Paola Doce, di Sant'Angelo, no, sono comunità che hanno la stessa storia. Io penso che uno sforzo noi avigliaresi dovremmo fare, e chiamo anche voi avigliaresi perché da lì veniamo, non è che né ci dobbiamo, ci deve dispiacere questo fatto, né ci deve inorgoglire più di quanto serve, ma noi abbiamo questa storia che ci accomuna e che credo dovremmo lavorare per ritrovarle queste radici comuni. Nel tuo libro queste coordinate ci sono, si tratta ovviamente di spingere anche altre comunità, in questo la Prologo qui da anni sta svolgendo un'azione assolutamente positiva, va incoraggiata anche. Credo che il sindaco la faccia, ma io mi permetto di suggerire di continuare a farlo, insomma sono energie che vanno tenute vive, va dato loro tutto il sostegno, la vostra presenza credo che sia la migliore gratificazione per chi è impegnato in questa attività, sia per chi è autore, che sicuramente non si arricchirà anche ove tu vendessi un milione di copie, che non è ovviamente possibile, ma chi scrive di storia locale, come sapete, lo fa solo per amore della propria comunità, non c'è un'altra ragione, è solo veramente amore profondo per la terra nella quale si è nati, si è cresciuti, si vive, si desidera vivere. Che è una cosa, certo, non solamente nostra, insomma è stato sempre così, chi non ricorda, mi viene in mente ora, no, i famosi versi di Vincenzo Monti, quando torna, esule dalla Francia, ritorna in Italia e dice bella Italia, amate sponde, io vi vengo a rivedere, cioè c'è questo grande desiderio di amor di patria che tutti noi è giusto che ci portiamo dietro, poi le patrie possono essere grandi, possono essere piccole, possono essere nobili o anche non sempre nobili. Cioè la storia in questo, penso che in questo io dissento con Vito Sabbia, mi sono segnato un'altra cosa, ma giusto perché volevo, non perché voglio dissentire da te, ma perché volevo comunicarvi questa mia riflessione. Lui ha detto che insomma bisogna far emergere il meglio dalla storia delle nostre comunità, che è un desiderio nobile. Però io credo che compito dello storico è anche far emergere ove ci sia il non meglio. Io non voglio dire il peggio, ma insomma,
Cioè, mai noi avremmo saputo delle tragedie del nazismo se non ci fossero stati, no, studiosi seri che, no, o di tante altre tragedie che l'umanità. Quindi il compito dello storico, come diceva Erodoto, che era forse stato il primo dei grandi storici, dice che quando, se noi ci troviamo di fronte ad uno storico che può sostenere io c'ero, io l'ho visto, no, sicuramente lì siamo di fronte ad una ricostruzione storica veritiera, perché il compito dello storico è ricostruire i fatti secondo verità, se non fosse che la verità è una cosa complicata. Perché sempre a tal proposito, un contemporaneo di Erodoto, Tucidide, che insomma ci sono rimembranze scolastiche, perdonatemi se faccio queste citazioni così a memoria, magari non citando proprio in modo preciso, a proposito del fatto che chi c'era, chi ha visto, può dire, può raccontare la storia in modo veritiero, diceva: ma io ero alla battaglia delle Termopili, ho scritto quella storia e ho provato anche ad ascoltare, no, io ho visto quei fatti, c'ero lì, ero presente, però c'erano anche altri, e altri mi hanno riferito, pure erano lì nello stesso giorno, mi hanno riferito cose un po' diverse, perché anche chi è testimone diretto spesso può essere distratto e può vedere una cosa diversa dall'altra, può avere una memoria meno precisa e può ricordare una cosa in modo più preciso, può essere di parte, cioè può volontamente raccontare una cosa non esattamente. Quindi anche la testimonianza diretta può non bastare, però la storia certo ha questo compito etico, quello di costruire i fatti secondo verità. E la verità, lo sappiamo, è complicata, in questo senso è giusto se noi diciamo che questa è una prima, come ha detto Vito, è una prima ampia esplorazione, che altre sicuramente ne seguiranno, come è naturale, dicevamo, che sia. A me pare però un'esplorazione fatta con grande attenzione, con grande serietà anche scientifica, d'altra parte anche dalle brevissime note biografiche che il professor Bocchicchio allega al volume, si comprende che egli non è nuovo anche a pubblicazioni, che è una persona esperta, ora che è in pensione potrà anche dedicarsi con più tempo sicuramente a continuare questa indagine, però avervi dato una base su cui d'ora in poi, o essere già qui questa sera, e non in un altro luogo a parlare delle nostre cose, della nostra storia, è un fatto assolutamente di per sé positivo. Come è importante e positivo avere consapevolezza della nostra comunità o delle nostre comunità. Anche qui un suggerimento che io mi sento di fare a proposito di patria o di patrie: è vero che c'è stata un'epoca, alcuni anni fa, c'è stato un grande pubblicista ancora vivente, Galli della Loggia in particolare, che ha scritto un paio di libri in cui sostiene o sosteneva che la patria è morta, cioè che tutti i guai nostri e che siamo poco patriottici, e questo io credo che un po', insomma, quello studioso coglie questa dimensione, che sì, noi dobbiamo avere amor di patria, ma appunto senza nasconderci però anche le debolezze della nostra patria, anche perché gli amori estremi delle patrie hanno portato alle aberrazioni del Novecento che noi conosciamo. E però amor di patria dobbiamo averlo, perché la terra dove noi viviamo, dove noi siamo cresciuti, dove ci auguriamo che crescano i nostri figli o quelli che verranno dopo di noi, noi abbiamo il dovere morale di lasciare una patria, per quanto piccola, migliore di come noi l'abbiamo trovata. Cioè, se non fosse così, se noi non avessimo questo senso civico, e in questo un libro di storia ci aiuta a lasciare questa testimonianza, se non avessimo questo senso civico
forse non si capirebbe neppure bene perché viviamo. Se non viviamo per quelli che verranno dopo di noi, se noi non siamo in grado di costruire oggi quello che sarà domani, quando noi non ci saremo, saremmo dei puri egoisti, allora riprendere le fila di dove siamo venuti con la modestia che deve sempre caratterizzare una ricostruzione storica, la serietà, la scientificità di cui questo volume è pieno in ogni parte. Io facevo l'esempio del toponimo proprio per dire come il professor Bocchicchio non ha tralasciato nulla, non ha sorvolato nulla, è sceso nel dettaglio, ha ricostruito anche le foto, è vero, io alcuni di quei personaggi anch'io me li ricordo, dal nonno della signorina ad altri, pur non essendo proprio vecchissimo, però insomma la vostra storia è più o meno la mia età, quella municipale, quindi insomma sono ricordi che ho, ma è una storia che ha le radici più indietro, dicevamo, e ha radici solide che credo debbano essere però, professore, messo in rete. Questo lo dico soprattutto al sindaco, cioè a chi in questo momento rappresenta la vostra comunità, se ci fosse il mio sindaco ovviamente lo direi anche al mio sindaco. Noi abbiamo avuto una storia molto difficile, vedo amici di Rio Negro, gli amici di Rio Negro anche a ragione, oh, non me ne voglia Peppino Chietta, ci hanno percepito per come eravamo 100 anni fa, eravamo cosci, cioè eravamo povera gente e in un qualche modo non era razzismo il loro, era, come dire, era la constatazione di una situazione nostra complicata, difficile. Certo, non eravamo tutti cusci, no? Cioè, nel senso che c'erano anche quelli che abbiamo detto prima, i Pace che sicuramente stavano un po' meglio degli altri, c'erano i Corvo che stavano anche bene, molto bene, almeno per una lunga parte della loro storia, c'erano i Vaccaro qua sopra che insomma anche loro non scherzavano, ma la gran parte dei nostri antenati era gente povera, quindi siamo partiti svantaggiati. Ora, essere qui con una comunità come questa, come la nostra, essere più o meno uguale agli altri, con pregi e difetti, credo che insomma lo dobbiamo portare al nostro merito, lo dobbiamo portare al fatto che i nostri predecessori, forse non tanto noi, ma quelli che ci hanno preceduti, hanno avuto una caratteristica che ci contraddistingue ancora. Sono state fatte gratuite. Per voi lo sapete che per i nostri genitori, quando si doveva combinare un matrimonio, si diceva sì, avevano un po', però era fatica tua. Cioè, se fosse fatica tua, cioè se ha questo attributo, resse capace, resse a fare solo un solo, è già buon partito. E io credo che noi dobbiamo appunto le poche cose che siamo riusciti a fare, le molte cose che avremmo voluto fare, che non siamo riusciti a fare, le dobbiamo anche a questa tenacia. E forse le dobbiamo ad una seconda cosa e poi la smetto di annoiarvi, la dobbiamo, come posso dire, ad un senso, ecco, non vorrei usare un termine esagerato e sbagliato, che potrebbe sembrare anche presuntuoso, lo dobbiamo anche ad un forte senso di dignità, ecco, fatemela dire così. Quando il principe Doria, dopo che aveva fatto, ovviamente questo non riguarda tanto solo Fiviano, ma riguarda un po' tutta l'area nostra, dopo che aveva richiamato gli avellianesi qui perché aveva questo feudo disabitato da dissodare, da mettere a coltura, e aveva concesso loro grandi autonomie, grandi vantaggi. Pensate che in un feudo disabitato come era questo, aveva concesso una specie di usi civici. Gli usi civici erano esercitati solo dove c'era una terra,
o una universitas, cioè solo dove c'era un centro abitato. Qui, nonostante non ci fosse un centro abitato da nessuna parte in tutto questo grande territorio, aveva concesso una specie di usi civici agli inizi del 600, però poi verso i primi decenni del 700 un po' gli stavano stretti quegli usi civici. Gli usi civici consistevano sostanzialmente nel fatto che gli aglianesi potevano raccogliere la legna, allevare alcuni animali, fare alcune cose senza pagare ulteriori tasse. Ecco, riassumiamola così. Quindi verso il 1740, con l'aiuto di un castellano di San Vero, spero che non me ne vogliono quelli di San Vero, un certo Catenacci, Bartolomeo Catenacci, prova a riprendersi ciò che aveva concesso. In questo senso la dignità degli aviglianesi. Gli aviglianesi gliela fanno ingoiare quella cosa, cioè nel senso che rispetto alle conquiste del 1600 non tornano indietro neppure di fronte a pressioni incredibili. Allora, faticatura e dignità forse sono i due tesori che dobbiamo ancora custodire. Complimenti, professore.